Bentrovati, Spazio Salute ritorna anche in questa settimana. In questa puntata vi parleremo di un organo piccolo ma molto importante che svolge un ruolo, una funzione determinante per il nostro organismo, ovvero del rene, dei reni. In particolare, dato che l'11 marzo scorso si è svolta la giornata mondiale del rene, che si svolge appunto ogni anno il secondo giovedì del mese di marzo. Quindi capiremo la funzione che hanno i reni, perché sono così importanti, capiremo anche quali sono le malattie, la maggior parte delle malattie, le più comuni appunto che colpiscono i reni, come prevenirle e soprattutto come curarle. Ci colleghiamo con Casa Sollievo della Sofferenza, dove è in collegamento per noi il dottor Michele Antonio Principe, nefrologo proprio in Casa Sollievo. Benvenuto, dottor Principe. Grazie, buon pomeriggio e soprattutto grazie per l'invito alla redazione. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. A lei affidiamo in questa puntata il compito appunto di parlarci delle malattie renali, le più diffuse, anche quali sono le più severe, però direi di partire dall'inizio, ovvero dal capire la funzione importante che svolgono i reni nel nostro organismo. Certo. Innanzitutto va detto che il rene è un organo doppio che è allocato nella parte posteriore dell'addome ai lati della colonna vertebrale e ha una triplice funzione, quella di regolatore del bilancio idrico, quella di eliminare le sostanze tossiche che derivano dal metabolismo dell'organismo e quella inoltre della funzione endocrina, cioè attiva la vitamina D. Elabora una sostanza per la sintesi e quindi per la proliferazione dei globuli rossi, quindi per l'anemia, e inoltre regola quella che è appunto l'ipertensione arteriosa. Quindi, se vogliamo, è un organo che è al centro dell'attenzione di tutti gli altri organi perché consente il buon funzionamento degli organi di tutto l'organismo. Quali sono le malattie maggiormente diffuse che possono colpire i reni? Va detto che il 7% della popolazione italiana, quindi circa 4 milioni, è coinvolta dalla malattia renale cronica. Tra tutte le malattie, quella più diffusa è la nefropatia diabetica, quindi le malattie renali che si innescano quando c'è il diabete. Poi abbiamo la compromissione in corso di infiammazioni del rene che si chiamano le glomerulonefriti. A seguire c'è la nefropatia ipertensiva, cioè quelle malattie renali che vengono coinvolte dalla ipertensione arteriosa. Poi c'è una piccola percentuale di forme congenite che è il rene policistico, cioè questa tendenza del rene a sviluppare le cisti e quindi a mandare nel tempo in malfunzionamento il rene stesso. E c'è un 17% di casi in cui purtroppo la malattia non viene diagnosticata in quanto si arriva tardi alla diagnosi. Perché? Perché il rene diventa sclerotico e quando c'è sclerosi, cioè quando c'è la cicatrice, non si capisce bene il motivo per cui si è innescato il danno e quindi è chiaro che è difficile risalire alla causa della nefropatia stessa. Ecco, questo è un passaggio fondamentale, perché lei appunto faceva riferimento al fatto che spesso si arriva tardi alla diagnosi. Noi sappiamo quanto invece in tutte le malattie sia importante una diagnosi precoce che può determinare davvero poi l'evoluzione in un senso o nell'altro della malattia. Spesso il rene funziona male, però è come dire un disturbo silenzioso, non ci rendiamo conto di essere in presenza appunto di qualcosa che non va, ma ci sono comunque dei campanelli d'allarme che possono in qualche modo metterci in guardia su un cattivo funzionamento del nostro rene? Certo, come ha ben detto lei, nella maggior parte dei casi, nella buona parte dei casi, la malattia renale diventa silente nella prima fase e i campanelli di allarme sono rappresentati dal riscontro di urine scure, quindi o rossastre, le urine schiumose,
accompagnate anche da anomalie che possono essere sintomatologia irritativa urinaria, quale il bruciore, con dolore alla minzione, cioè quando si urina. Inoltre, uno dei campanelli di allarme molte volte che si sottovaluta appunto è il riscontro dell'ipertensione, perché come ho detto il rene sortisce molto dell'effetto della pressione arteriosa, pertanto l'aver riscontrato e riscontrare la presenza di ipertensione arteriosa è un campanello d'allarme che deve far risalire alla un'eventuale compromissione di un'iniziale defiance della funzione renale. E questo in qualche modo ci introduce alla domanda successiva, ovvero a parte l'ipertensione arteriosa di cui appunto ci ha spiegato, ci sono dei soggetti più a rischio di altri? C'è una fascia d'età più colpita? Quando dobbiamo comunque avere una sensibilità maggiore rispetto a questa tematica? Si è visto da studi su popolazione che la malattia renale cronica colpisce prevalentemente la popolazione più anziana, quindi la popolazione fragile, e comunque oltre, diciamo, l'età, diciamo, dei sessantenni comincia ad esserci un declino della funzione renale, quindi questo è un fattore, diciamo, che ha una sua così influenza. Tuttavia ci sono dei fattori predisponenti che sono quelli, diciamo, di una alterazione legata a problemi metabolici, quindi come dicevo la glicemia alta, problemi metabolici lipidici, problemi legati anche a cattive abitudini di vita. Quindi tutti questi fattori possono predisporre a un danno renale sulla base anche del fatto che l'età ha un certo, come dire, fattore predisponente. Perché? Perché il rene ha una tendenza a invecchiare, quindi c'è un declino con l'età della funzione renale. Quindi sarebbe opportuno comunque fare anche magari dei controlli periodici che possano in qualche modo metterci in guardia e permetterci di intervenire in tempo. Come si fa a diagnosi? Come si arriva ad una diagnosi? La diagnosi si fa con un semplice esame urine, perché con l'esame urine noi vediamo la capacità del rene di così, eliminare le sostanze buone rispetto a quelle cattive. E quindi un esame chimico-fisico molto semplice. Poi è importante anche valutare l'aspetto, l'integrità anatomica del rene attraverso l'ecografia, quindi che ci fa capire se ci sono problemi di natura strutturale macroscopica, esami di funzione renale che sono quelli ematochimici che si eseguono come il dosaggio dell'azotemia, della creatinina soprattutto, ed infine per l'accertamento diagnostico di malattie sottostanti, acquista un importante valore l'esame bioptico, cioè il prelievo di un flussolo renale in sicurezza ecoguidata, che poi viene analizzato al microscopio per stabilire che tipo di alterazione strutturale il paziente manifesta, e di conseguenza si potrà instaurare una terapia adatta e specifica in grado di affrontare la malattia sottostante. Dottor Principe, questo appunto è un quadro generale su le malattie renali, sui sintomi, sulla diagnosi, ma tra le malattie renali quali sono le più severe? In qualche modo ce l'ha anche detto in apertura. Sì, le malattie renali più severe in genere sono quelle su base immunologica, perché sono quelle un po' più rapide, cioè quando si instaura un'aggressione del sistema immunitario contro la struttura renale,
si innesca un processo di deterioramento che talvolta può coinvolgere anche altri organi e quindi quelle che si chiamano le glomerulonefriti rapidamente progressive, che portano in breve tempo, se non si instaura una terapia adeguata, alla perdita della funzione renale e quindi naturalmente poi si andrà incontro alla terapia sostitutiva, cioè alla dialisi. Ma a parte le cause, come dicevo, queste immunologiche, dipende dal grado anche di compromissione della funzione renale, in quanto la gravità è legata a questa stessa, nel senso che la compromissione della funzione renale purtroppo espone il paziente a un rischio cardiovascolare molto elevato rispetto alla popolazione normale. Quindi di per sé l'insufficienza renale rappresenta una gravità per il paziente stesso. E Quindi quindi è coinvolge ovviamente tutta una serie di altre funzioni, come dicevamo anche prima. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo ancora qui per parlare di cure e terapie. Noi diamo la linea alla regia solo qualche minuto, rimanete lì e poi torniamo ancora qui a parlare di malattie renali. Ritorniamo in studio, stiamo parlando di malattie renali. L'11 marzo scorso è stata celebrata la giornata mondiale del rene per fare prevenzione, per sensibilizzare appunto sulle malattie renali. Abbiamo in collegamento con Casa Sollievo della Sofferenza il dottor Michele Antonio Principe, nefrologo in Casa Sollievo. Dottor Principe, ritorniamo sull'argomento. Abbiamo aperto la prima parte raccontando intanto qual è la funzione dei reni nel nostro organismo, poi spiegando un po' quali sono le varie malattie. Adesso concentriamoci in questa seconda parte su quelle che sono le terapie e le cure. Parliamo di malattie curabili in ogni caso, se sì, come? le cure per delle malattie renali dipende innanzitutto dal tipo di nefropatia verso cui diciamo, si instaura il programma terapeutico. Se si instaurano delle malattie immunologiche, si usano farmaci tipo il cortisone, la ciclosporina, il micofenolato. Farmaci che devono spegnere quella che è l'attività immunologica contro il rene che si instaura e che si va a scagliare contro il rene, cioè questi anticorpi che vanno ad aggredire il rene e quindi portano nel tempo al deterioramento. Quindi l'utilizzo di questi farmaci immunosoppressori cerca di sedare, di interrompere l'infiammazione. Ma è importante pure conoscere per ogni tipo di malattia renale la causa, come dicevo, nella parte in cui abbiamo parlato della diagnosi, cioè di come si fa la diagnosi, perché ci sono malattie metaboliche come il diabete, come l'ipertensione, come la dislipidemia, cioè l'aumento dei livelli di colesterolo, che necessitano di un trattamento di fondo, cioè va corretta quella che è l'alterazione metabolica, in quanto in queste situazioni il rene viene compromesso proprio dall'eccesso di queste sostanze che vanno appunto a determinare nel tempo un'alterazione sclerotica del rene stesso. Non dimentichiamo anche quelle forme in cui il rene viene deteriorato da processi di infezioni, quelle infezioni renali recidivanti e quindi che vanno trattate con l'antibiotico terapia per evitare naturalmente che si creino queste cicatrici renali, perché bisogna ricordare che molte volte le cistiti possono risalire lungo la via urinaria e quindi compromettere anche il rene. Quindi dobbiamo dire che la terapia, quindi questi farmaci, vanno assegnati a seconda del tipo di malattia renale. Ecco, lei ha fatto riferimento ad un disturbo che è appunto quello della cistite. Qual è l'errore più comune che spesso chi è affetto da
una malattia renale compie. Magari lei faceva riferimento prima anche a tra i campanelli d'allarme, quella della difficoltà ad urinare, del dolore o del bruciore. Pensando alla cistite che ha appena citato, capita che vengano confuse le cose? Sono due cose collegate tra di loro? Allora, molte volte sì, può essere un campanello d'allarme perché se si innesca una sintomatologia di bruciore, quindi irritativa oppure dolore, bisogna stabilire che non ci siano problemi sottostanti di natura infettiva o d'altri e quindi evitare che l'infezione nel tempo risalga lungo la via urinaria e quindi, come dicevo, via quella che è la pielonefrite. Se pensiamo per esempio ai bambini che manifestano infezioni delle vie urinarie recidivanti perché hanno delle anomalie sottostanti, è chiaro che in questo caso bisogna cercare di risolvere il problema delle infezioni, cioè magari c'è un reflusso, una specie di ascesa dell'urina dalla vescica al rene, e in questo caso è importante, diciamo, trattare la causa che determina l'infezione. Però negli adulti bisogna anche ricordare che le infezioni, soprattutto nelle donne, le infezioni urinarie, quindi recidivanti, sono legate al fatto che magari non si assume un quantitativo di acqua sufficiente o perché non si osservano alcune regole, tipo quella di regolarizzare l'albo, perché non dimentichiamo che l'aggressione infettiva della vescica molte volte viene dall'intestino, quindi un dismicrobismo intestinale è chiaro che facilmente crea la porta di accesso verso la vescica e quindi contamini questa stessa. Lei ha parlato di regole, noi abbiamo aperto ricordando che c'è stata l'11 marzo la giornata mondiale del rene. Ci sono delle regole molto importanti, le 8 regole d'oro vengono chiamate, che permettono di mantenere in salute i nostri reni e che è importante seguire. Qui siamo ovviamente nel campo della prevenzione. A spiegarci che cosa sono, quali sono queste 8 regole d'oro, è la dottoressa Annalisa Crisetti, nefrologa in casa Sollievo della Sofferenza, che ascoltiamo insieme. La Giornata Mondiale del Rene è un evento che è stato indetto già dal 2006, che si celebra il secondo giovedì del mese di marzo, con lo scopo di promuovere la salute dei reni. Solitamente questa giornata prevedeva diverse iniziative che purtroppo a causa della nota pandemia non è stato possibile attuare. Quest'anno dobbiamo accontentarci di lanciare un messaggio attraverso appunto i social oppure le reti. La Società Internazionale di Nefrologia ha stilato queste 8 regole, che se vengono seguite garantiscono di mantenere in salute i reni. La prima regola è abbastanza intuitiva e riguarda il consiglio di introdurre una quantità di liquidi adeguata, perché come voi sapete i reni sono dei filtri che eliminano l'acqua in eccesso. È importante quindi bere circa 1,5 litri, 2 litri di acqua oligominerale al giorno. Un'altra regola estremamente importante è quella di introdurre con la nostra dieta una quantità adeguata anche di alimenti di origine vegetale, quindi soprattutto frutta e verdura, perché la frutta e la verdura contengono il potassio. Il potassio è un elemento essenziale per la contrazione dei muscoli e per il corretto funzionamento dell'apparato cardiovascolare e normalmente viene regolato per quanto riguarda la quantità giusta proprio della funzione dei reni. Parlando di dieta, è chiaro che ci possiamo fare riferimento anche alla dieta mediterranea, perché è importante anche ridurre la quantità dell'introito delle proteine di origine animale, perché queste vanno a sovraccaricare la funzione renale. Quindi la regola di mangiare 2 volte alla settimana la carne può essere utile anche per il benessere dei reni. Va da sé che se seguiamo un'alimentazione corretta otterremo anche il mantenimento del giusto peso corporeo e infatti il sovrappeso è una delle cause più frequenti di insorgenza di malattie renali negli individui.
Quindi se abbiniamo una dieta normocalorica anche a una moderata e diciamo efficace attività fisica, garantiamo sicuramente un miglioramento del nostro benessere. Parlando di dieta, ovviamente il consiglio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello di ridurre la quantità di sale, perché il sale è dannoso. È dannoso per i reni, ma anche perché aumenta la pressione arteriosa. Un altro consiglio è quello di controllare la pressione arteriosa. I livelli ottimali della pressione arteriosa dovrebbero essere, secondo quelli che sono i canoni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i 120-80. Parlando di dieta, ovviamente dobbiamo anche riferirci alla possibilità di causare il diabete quando abbiamo un'eccessiva introduzione di zuccheri, quindi il controllo dello zucchero è anche importante ad evitare una delle malattie che più spesso causa di insufficienza renale cronica. Parliamo a questo punto di un altro fattore di rischio estremamente importante, che è il fumo. Il fumo danneggia i reni, determinando la produzione di radicali liberi, danneggia i vasi sanguigni e i reni sono ricchi di vasi sanguigni. Un'altra regola estremamente importante da non sottovalutare è quello di evitare il consumo eccessivo di prodotti di origine industriale e conservati, perché questi prodotti hanno un alto tenore di sodio e quindi sono molto ricchi di sale, anche perché contengono il fosforo, che purtroppo non ci rende più intelligenti, ma il fosforo è un potente veleno sul nostro apparato cardiovascolare e renale. E ritorniamo in studio. Queste erano le 8 regole d'oro da tenere presente per prevenire le malattie renali, per tenere in buona funzione i nostri reni. Dottor Principe, qui siamo nel campo della prevenzione. La dottoressa Crisetti ci ha spiegato appunto queste 8 regole d'oro. Abbiamo ancora un minuto prima del termine della puntata. Le chiedo di aggiungere altre indicazioni, se ce ne sono, nel campo appunto sia della prevenzione che del trattamento. Sì, volevo innanzitutto fare una precisazione che noi facciamo due tipi di prevenzione, una prevenzione primaria che è volta a evitare che si inneschi il danno, ma anche attenzione a una prevenzione secondaria che è quella di evitare un ulteriore danno su qualcuno che già ha manifestato un problema. Quindi bisogna adottare sia quella primaria che quella secondaria. Inoltre è importante il discorso dei farmaci. Guardate, l'assunzione di farmaci non controllata purtroppo crea problemi di progressione e di danno renale. Anche gli integratori, anche farmaci magari di cui non si conosce, come dire, il meccanismo d'azione, va sempre controllato e l'assunzione va sempre effettuata dietro, la visione, di un medico che possa, diciamo, così evitare che il farmaco stesso o la sostanza stessa crei problemi di deterioramento. Mi raccomando l'assunzione eccessiva di antinfiammatori perché questi rappresentano uno dei motivi di progressione e di lesione di danno renale. Grazie per aver chiarito questo aspetto. Ovviamente mai ricorrere alla medicina fai da te, né tantomeno a consultarsi o su internet su come intervenire, ma ai primi sintomi bisogna assolutamente rivolgersi ad uno specialista. Grazie, dottor Principe, per essere stato con noi questo pomeriggio. Grazie a voi. Come sempre, grazie a tutti voi per averci seguito anche in questo spazio. Spazio Salute vi dà appuntamento alla prossima settimana e noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.